blitz della polizia ieri alla playa durante l'evento musicale One Day Music. 5 giovani sono stati segnalati alla prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. Un altro è stato denunciato in stato di libertà all'autorità giudiziaria per detenzione ai fini di spaccio. I controlli sono stati eseguiti all'ingresso di un noto stabilimento balneare con l'impiego di Yagus, il cane antidroga della squadra cinofili che ha fiutato le dosi di marijuana e hashish addosso ai giovani che si stavano recando al concerto. Rinvenuta anche una boccetta di popper, una pericolosissima sostanza chimica che ha i brevi effetti di euforia, affianca gravissimi danni all'apparato cardiaco e alla vista. Altri involucri delle stesse sostanze sono stati rinvenuti a terra, quasi certamente gettati alla vista dei poliziotti e sequestrati a carico di ignoti. Controlli anche tra bungalow e cabine. Qui un giovane è stato trovato in possesso di 3 grossi involucri di marijuana per un peso di quasi 26 grammi e la somma di 150 euro. Nei confronti del giovane, proveniente da Canicattì, è stato avviato l'iter per l'emissione da parte del questore del provvedimento di divieto di ritorno nel comune di Catania per 3 anni.